Allora, oggi siamo su The Surge 2, un gioco che è uscito da poco, da qualche mese mi sembra. È un titolo particolare perché è un Souls-like, diciamo, con molte meccaniche nuove che io apprezzo tantissimo, delle piccole chicche, delle novità nel gameplay, nel combat system più che altro. Però non ha avuto molto successo questo gioco. Il primo, seppur l'ho considerato un validissimo titolo, ho visto che a molti non è piaciuto, è stato non dico un flop, ma un mezzo flop. Adesso è uscito il 2, dove hanno migliorato alcuni aspetti e sembra sia stato un po' più gradito, però come al solito resta un gioco un pochettino di nicchia, molto particolare. Ci tengo a fare questo video. Questo diciamo che vuole essere un extra, perché voglio spiegare più o meno le differenze, cioè come va approcciato questo gioco, perché va collocato nei giochi un po' più difficili, diciamo, del solito, però più che altro la difficoltà qua sta nel capire come va giocato. Quindi io sto registrando dei gameplay di questo gioco come sto facendo con altri, però ci sono molti punti dove bisogna fermarsi a farmare. E questi non li posso registrare. Qua in questo gioco più che in altri bisogna fermarsi spesso a farmare. Mentre con un Dark Souls, per esempio, tu puoi andare avanti anche quasi senza livellare mai. Sono tantissimi i video dove chi lo finisce nudo, senza equip, chi lo finisce solo con la mazza, chi lo finisce in tutti i modi possibili. Dark Souls è un po' più agibile sotto questo aspetto. Ed è strano da dire perché ormai è riconosciuto come quello più difficile. Ormai quando si dice c'è un gioco difficile si dice il Dark Soul di quella categoria, tanto per capire. Eppure questo ha delle meccaniche un po' più complesse di Dark Soul. Andiamo a vedere. Vi do qualche consiglio. Questo diciamo equivale un pochino al. Non tanto al falò, ma alla tipa dove si parla per andare a sistemare tutti i parametri. Questo è il nostro macchinario dove noi andiamo a sistemare il nostro esoscheletro, armi e tutto. Anzi, addirittura in The Surge 2 l'hanno semplificata tanto un pochettino la cosa rispetto al primo, perché nel primo c'erano tanti punti dove poter fare le cose, qua invece ce n'è solo uno, questo, dove si fa tutto. A primo impatto è molto complicato, diciamo, da capire chi si avvicina per la prima volta. Io che già magari avevo finito The Surge 1 è rimasto al 90% uguale, quindi mi ci sono trovato meglio. Andiamo un pochettino a capire come va giocato. Quando si va in nuove aree, bisogna fermarsi un pochettino a farmare. In questo gioco è più importante livellare l'equipe che livellare il personaggio. Noi accumuliamo degli scarti tecnologici che sarebbero le nostre anime, diciamo. Io prendo il riferimento Dark Souls perché questo è un Souls-like, quindi è tutto equiparabile a Dark Souls con le sue differenze. Gli scarti tecnologici sarebbero le nostre anime, quindi noi accumuliamo scarti tecnologici che poi utilizzeremo come moneta per salire di livello o per potenziare i nostri punti di statistica o per potenziare le armi. E allora, intanto funziona così. Noi, per esempio, dobbiamo sfruttare molto l'equipaggiamento. L'equipaggiamento ha due. Vediamo da dove lo vediamo. Dagli impianti. Dovrei avere la lista. Ecco qua, delle parti. Le armature complete che ho fatto. Ad esempio, la prima armatura che noi troviamo nel gioco è questa qui. Il saccheggiatore. Ogni armatura ha un bonus parziale e un bonus completo. Noi dobbiamo sfruttare tantissimi bonus, quindi dobbiamo stare attenti ad avere le parti dell'armatura che ci servono. Non dobbiamo camminare nudi o non dobbiamo camminare nemmeno con armature tutto un pezzo ciascuno, cosa che potevamo fare in Dark Souls, perché lì vale il singolo pezzo, mentre qua vale il set. Quindi noi possiamo sfruttare, a differenza del primo The Surge, mi sembra che dovevamo avere tutta l'armatura completa per avere i bonus. Qua abbiamo invece il set parziale, quindi possiamo anche fare un mix di tre pezzi e tre pezzi per avere il bonus parziale di un'armatura e il bonus parziale di un'altra.
Comunque non dobbiamo avere tutti i pezzi sregolati, i pezzi devono essere potenziati al massimo per poter girare agilmente nel livello, quindi bisogna farmare tanto. Ora, per esempio, come funziona? Vi faccio vedere un'area dove per ora sto farmando. Ok. La mentalità è questa, spero che poi alla fine sia chiaro quello che intendo dire perché sto andando un pochettino libero, diciamo. La mentalità è questa, quando noi arriviamo in una nuova area, dobbiamo vedere il nemico che armatura ha, dobbiamo impadronirci di tutto il suo equip. Porca miseria, già mi sta attaccando. Dobbiamo impadronirci di tutto il suo equip e poi successivamente potenziarlo. Come vedete, io posso scegliere, a differenza dei normali Dark Souls, posso scegliere le parti dove attaccare, la testa, gli arti o il corpo. Le parti gialle sono quelle con armatura, le parti blu, come per esempio il corpo, le parti blu sono senza armatura. Nelle parti senza armatura io andrò a fare più male, però a me interessa l'armatura. Quindi se devo raccogliere un nuovo equip, quindi un nuovo set completo, dove di cui non ho nulla inizio, per esempio, mi serve l'elmo, giusto? Quindi io andrò a puntare la testa. Per ottenere diciamo, come si chiama? La ricetta, diciamo, per crearlo la prima volta, devo mozzargli la testa. Come si fa? Dobbiamo distruggere la parte selezionata. Come vedete, la barra gialla va finendo. Questa è la resistenza dell'elmo. Quando l'elmo terminerà la sua resistenza, quindi questo. Ah no, devo togliergli prima lo scudo, scusate. Allora, lo scudo si carica il colpo e poi si dà un colpo forte. Colpendolo sempre nello stesso punto, poi lui si va stordendo oppure può cadere. Quindi il gameplay è molto divertente. Molto molto divertente. Poi, come vedete, ci sono pure i parry direzionali, cioè nel senso io posso fare il parry se. Ok, se azzecco preciso la direzione, io ho montato una mod che poi vi faccio vedere che mi indica le direzioni dei colpi. Comunque, continuiamo intanto a distruggergli l'elmo. Come vedete si può fare anche con molta calma, quindi ragionando il gioco non è difficile. Io poi vi consiglio questa modifica che ho fatto per vedere quando lui sta per colpire, quindi rende più facile. Le parate. Vedete, l'elmo è quasi distrutto, manca un ultimo colpo, c'ha proprio l'ultimo pizzico di vitalità. Spero che non si blocchi lì, che avviene male. L'intelligenza artificiale un pochettino. È morto? Ok, vabbè. Quindi non appena darò l'ultimo colpo, si accenderà tipo la fatality, diciamo, dove noi dobbiamo tenere il quadrato. Che non è apparso. Oh, che bello, si è sbloccato. Perché non è apparso? Forse perché l'ho ucciso troppo lentamente. Vi faccio vedere col secondo. Quindi punterò sempre una parte con l'armatura. La testa, sempre. Vi consiglio sempre di aggrarli con almeno un colpo di fucile da lontano. Adesso ci vado un pochino più veloce. Che forse l'avevo ucciso. Ecco, quindi, tra l'altro le fatality sono molto belle. Uccidiamo l'altro, a lui stacchiamo la gamba sinistra, c'è sempre l'armatura. Niente, forse ho potenziato troppo il mio PG e allora, quando io andrò a staccare una parte, prenderò, ad esempio, lui ho staccato la testa, quindi prenderò il chip per l'impianto. Nel nostro personaggio noi andiamo a mettere sia le parti dell'equip che degli impianti. Salire di livello non mi dà molto potere, però mi aumenta il consumo energetico, cioè quante cose io posso montare addosso. Vedete che ogni pezzo ha un consumo energetico, tipo l'elmo è 3, le braccia sono 5, le gambe sono 4. Io ho un massimo in basso a sinistra, se vedete un massimo di 34, quindi posso mettere pezzi fino a raggiungere questo consumo energetico. È lo stesso per gli impianti. Cioè,
ci sono degli impianti che consumano zero, tipo questo e quest'altro, e degli impianti invece che consumano energia, tipo questo 5. Come vedete, io ho usato 33 su 34, quindi l'ultimo spazio non lo riesco ad utilizzare perché mi mancherebbe, dovrei mettere un impianto di consumo energetico o 1 o 0 e non ne ho. Quindi devo salire di livello per aumentare il consumo energetico di pezzi massimi da poter mettere. Ok, quindi noi dobbiamo farmare praticamente staccare i pezzi delle parti che vogliamo potenziare. Quindi prima completiamo il set. Quindi mi manca il braccio, stacco il braccio, mi manca la testa, stacco la testa, mi manca il corpo e così via. Prima completiamo il set. Poi andiamo a staccare sempre le parti che ci interessano potenziare, quindi se io devo potenziare l'elmo, devo staccare le teste, così prendo i materiali per potenziare l'elmo. Qui come vedete gli inventari, le cose da raccogliere sono questi, quindi se io stacco l'elmo, prendo le parti per potenziare l'elmo, di livello 2 in questo caso ce li ho. Questi di livello 1, questi sono di livello 3. Quando io in una zona vedo che droppano soltanto pezzi di ricambio livello 2 e io ho bisogno del livello 3. Io in questa zona, per esempio, ho finito. Come vedete, le ho tutte livello 2. Loro qua il livello 3 non lo droppano. Quindi, una volta che io ho potenziato tutto a livello 2, anche l'arma, io cambio zona, procedo nel gioco. Quindi, solo così noi possiamo procedere. Ora vi faccio vedere dei nemici un pochino più forti che hanno l'armatura che io adesso indosso, tutta potenziata. Poi il gioco bisogna imparare come tutti un pochettino le mosse che fanno i nemici così. Tra l'altro il gioco ha delle belle combo. È divertentissimo. Noi possiamo parare o schivare. È molto più mobile rispetto al primo dei Surgi perché nel primo era un pochino più inchiodato. Io ormai sta zona l'ho fatta così tante volte che so tutte le posizioni a memoria, so tutte le loro mosse. Sono qui fermo da 2 giorni perché non vado avanti se prima, come vi dicevo, non ho potenziato al massimo. Se noi vogliamo raccogliere gli oggetti per potenziare l'arma, dobbiamo staccare il braccio destro, perché nel braccio destro di solito droppa l'arma. Quindi noi facciamo le nuove armi e gli oggetti per potenziare. Tra l'altro, cambiando pure le varie armi cambiano pure tutte le mosse finali, quindi è molto divertente. L'unica cosa carenza di questo gioco un pochettino è soltanto il livello grafico, che non è spaccamascella, però va bene lo stesso. Ottenuto lega tungsteno, ok. Ah, l'impianto che vi dicevo, vi consiglio di tenere questo, l'analizzatore di parate, perché tenendo questo, come vedete, vi appare la direzione in cui lui vi sta colpendo, che vi aiuta a fare il parry, ma vi dice anche il momento esatto in cui lui sta attaccando. Quindi anche se voi non fate il parry, ma vi serve lo stesso per fare delle parate, altrimenti vi colpisce magari in. Allora, questi qua sono i personaggi più forti della zona, quindi una volta che io ho fatto quelli di livello 2, questi sono di livello 3. Io, come vedete, ho già il loro equip completo e ho preso la loro arma, ho preso tutti i loro componenti per poter potenziarmi al massimo la mia armatura, quindi ora posso andare avanti. Di
Questa la colpisco nel braccio destro, così mi faccio i pezzi per potenziare poi la spada, questa che c'hanno in mano. C'è uno che spara. Io devo cercare di attirarne uno solo, perché comunque all'inizio, quando ci sono andato col mio vecchio equip, loro praticamente mi uccidevano con... mi one shottavano quasi, uno o due colpi. Quindi l'equip qua è molto importante. Quando si ha l'equip giusto e potenziato... Ah, stavolta è arrivato prima lui, va bene. Diamogli sempre un colpo per aggrarlo. L'altro nel frattempo se n'è andato. Perfetto. Lui fa dei colpi che fanno un po' male, quindi più che pararli provo a schivarli. Mi piace un sacco la lancia perché punzecchio. Ok, quindi prendiamo. Danno un sacco di scarti tecnologici per ora quando affrontate i mostri più forti della zona. Questa sempre braccio destro. Io non le prendo mai le parti scoperte perché anche se faccio più male, in questo modo raccolgo. Bellissima sta mossa. In questo modo vado raccogliendo componenti, quindi. Certo, a meno che poi. So che ce li ho tutti, sono al massimo, non mi frega niente e quindi colpisco le parti scoperte. Oh, mi ha preso. Ormai i colpi che mi fanno, che mi danno non mi fanno più nemmeno tanto male con questa armatura tutta potenziata. Diciamo, non mi frega più di tanto quando mi colpisce. Bellissimo. Ok, abbiamo raccolto a livello 3, quindi ti dice pure il massimo, ne ho livello 3 al 3. Va bene, torniamo indietro. Facciamo gli ultimi potenziamenti se ne ho da fare e poi proseguo. Comunque, vi ho spiegato bene o male è questo il concetto, dobbiamo avere tutto potenziato, l'equip... Dobbiamo curare l'equip praticamente, tenerlo potenziato e pezzi simili. Una volta che si è capito questo, è come andare a farmare, cioè andando a tagliare le parti che ci servono per prendere le parti necessarie per fare i potenziamenti che ci interessano. Quindi è più un pochino più complesso rispetto a un Dark Soul, nel senso che lì andiamo semplicemente avanti prendendo i pezzi che ci interessano, poi noi li prendiamo più che altro per collezionismo, facciamo tutto il set completo, però possiamo anche andare avanti con un pezzo diverso e fare mix di armature, diciamo è meno punitivo rispetto a qua.